Il match comincia e su Corrin campagna contro e città. Yoshi, Town e City. Vediamo Chimera che Chimera parte subito all'attacco. Vediamo che riesce subito ad accaparrarsi un po' di vantaggio e Lynx risponde. E risponde, esatto. Vediamo un backer, ma non riesce. Yoshi lo veste male il verde. Sì, va a cercare armonica. Vogliamo vedere Yoshi verdi più che altro. Intanto ci chiedono l'armonica di Memento. No, niente armonica. Niente armonica, ragazzi, l'abbiamo bannata, mi dispiace, dalla postazione stream almeno. Vediamo dei fair erdogiati, esatto. Vediamo degli up air che non vanno a segno, ottimo side B che però va ad usarlo per zone, per spacing. Come usa i side B Chimera. Esatto, come usa i side B Chimera, lo sa solo lui, però li usa in maniera abbastanza tattica, ottima per prepararsi i prossimi attacchi. Vediamo che va a provare un B neutral che non va a segno, viene doggiato dalla Lynx. Lynx prova i suoi up air, ma non basta. Vediamo, provare qualche up air probabilmente. No, basso. Niente. Va di down tilt. Un bel down B di Lynx, bel pure down air, attenzione, forward air. È molto bilanciata al momento, c'è la tensione, sì, si tasta nell'aria. Un reset, diciamo, continuo. Leggero vantaggio per Chimera, vediamo che prova dei backer. Attenzione, potrebbe uccidere la Pro, eccolo. E uccide. Chimera con 90% di danno, vedremo se riuscirà nell'intento di tenersi anche tutti. Bello di side stock. B. Ottimo side B, prepara uno smash. Il forward smash illegale con la sua range. Parato il B neutral, va di Nair, ma non vanno a segno. Vediamo che Lynx prova a spodestare un po' Chimera dallo stage, ma non riesce a portarlo in aria. Vediamo che approfitta della piattaforma, ma non va. B neutral va a segno. Ottimo. No. Attenzione, viene preso. Prova a prendersi la stock. Esatto. Ci riesce? No. Non ancora, almeno. A un secondo, come sì, Gowan ci abbandona un momento solo. Ottimo appair e va a prendere lo stock viene di oggi. È uscito prontamente dal nostro Nexu. No, voleva commentare. Voleva commentare. Vieni qua. Sì, ancora la prima, puoi metterti. Vabbè, ok, va bene, mette Nexu allora. Si unisce Nexo e ci saluta Alice. Ormai probabilmente è una presenza fissa, considerato il fatto 0-5. Ah, pensavo te ne volessi andare. Non te ne vuoi andare? Allora niente. Pure io. Pure tu. 0-5. No, vabbè, io ne ho vinte due. Magari alla Junior ci arrivo. Ci arrivo in forza. Vedremo. Vabbè, mettiti lo stesso. Tutte si unisce. Dai, il nostro. Dai. Comincia la partita. Così rifacciamo il un orge almeno. Allora, esatto. Comincia la partita con il nostro... Si vede che ha scelto Lynx, gli piace l'Omega, sì. Yoshi. Vado a scegliere il mondo di Lana Omega, ovviamente. Che comunque ci sta, finché entrambi va bene, ci sta. Vediamo che va Lynx con un approccio più offensivo rispetto alla scorsa partita. È Chimera che va sempre sul difensivo, ma cerca l'offensivo nel difensivo, lo trova. Side B usato tattico per andare a fare zoning dalla parte opposta dov'è che si trova il nostro Lynx. Comunque Yoshi sembra avere beccato un po' più lo stile di gioco di Corrin, in quanto sembra, ecco, scherzavo, le cuffate in diretta al solito. Vediamo intanto un momento la chat, si racconta che senza l'armonica va tutto bene, lol Alice tu mi capirai. Attenzione side B, il side B in aria che uccide aria Yoshi, bellissimo. Tutto il vantaggio che si era preso Yoshi all'inizio è vanificato andato, con due bottoni. È andato all'istante, da quando ha parlato il nostro Nexus. Esatto. Vediamo se si riprenderà il nostro. Devo cuffare Shunf. Esatto, devi cuffare Shunf tu. Io contro Shunf ti voglio in diretta. È il Matador, ecco, che commenta tanto, che... Sicuro, perché tanto è il Matador che male. Commenta Alice e Nexus, la mia coppia preferita. Oh, che tenero. C'è dello shipping. C'è dello shipping. Li shippiamo tutti dentro la community, ragazzi. Vediamo se Lynx riesce a... Chimera ha portato leggermente in difficoltà nonostante lo stock di vantaggio. Va il nostro Lynx a giocare sul difensivo. Scusate. Vediamo. Uno zoning da parte di... No, Lynx va sull'offensivo. Cerca di zonare Chimera anche se è un secondo Chimera stock. Cerca di prendere ancora più vantaggio. Va, fa spacing e poi carica un forward smash che lo prende. Obiettivamente para il B neutral. Va, ottima sneparata. Vediamo se Lynx ne approfitta. Ottimo, Lynx ce la può fare. È stato proprio puntare, caricare, fuoco. Esatto.
Vediamo Chimera se approfitterà del fatto che non si trova su stage. No, falliti gli up air. Vediamo che va con una back throw. È carico una smash, ma viene bloccato. Vediamo se. Il counter! Ottimo counter! Chimera che si ricorda che esiste il counter! Sì, anche quello di Palutena, tra l'altro, ragazzi. Sono due counter. Che sta succedendo? Sono due counter veramente brutti. Quello di Palutena è proprio.